Il tema della cena, l'uomo è antiquato, punto interrogativo, che è il titolo di un libro di Gunther Anders, senza però il punto interrogativo, e il sottotitolo della cena è Tecnica e dominio, a partire da questa lettura di Gunther Anders, ma attualizzata oggi, dopo l'esperienza che tutti abbiamo vissuto di questa emergenza pandemica delle nostre vite. Quindi, perché io chiedo a Massimo quali appunto strumenti concettuali di comprensione della realtà che abbiamo vissuto può fornirci questa lettura di Gunther Anders. Può sembrare così paradossale, però addirittura provocatorio, dire che Anders, rispetto a quello che è accaduto, che sta accadendo, non è che ci fornisca molti stimoli, perché c'è stato un cambiamento di prospettiva, di sguardo sulle cose, e quella visione è stata in qualche maniera messa fuori uso dai meccanismi, dai dispositivi che noi abbiamo visto operare. Cioè, Anders ragiona ancora all'interno di un mondo a misura umana. Interno scritto. Allora, Anders tanto in realtà era Stern, lui cambia il cognome, si chiama Anders, che in tedesco significa altro, e di formazione filosofica di primo ordine, lui era allievo di Husserl e di Heidegger, e in particolare lui si era occupato di antropologia filosofica. Che per il discorso che possiamo fare ci interessa, perché l'antropologia filosofica parte da una constatazione: la natura difettiva dell'uomo. L'uomo non ha una specializzazione, l'uomo non ha una nicchia ecologica a lui pertinente, ma vive in un mondo esposto al mondo, esposto senza difese, per cui deve costruire una rete di protesi che gli consentano di vivere. Facciamo un esempio: non vogliamo, ma costruiamo l'aeroplano. Può sembrare stupido, ma la logica è quella. Cioè, quindi l'uomo costruisce delle protesi che gli consentano di vivere, di rendere ospitale quello che ospitale non sarebbe. Del resto, questa posizione dell'antropologia filosofica aveva un illustre precursore in Nietzsche. Nietzsche aveva sostenuto la natura difettiva dell'uomo: l'uomo è insufficiente a se stesso. Nietzsche dirà: rovesciare la realtà, armarsi di quell'entusiasmo che caratterizza la sua filosofia e creare nuovi valori, nuovi strumenti e così via. Allora, Anders viene da questo tipo di formazione. Dalla fine della seconda guerra, adesso accelero, cambia la prospettiva. Cioè, Anders abbandona il terreno dell'accademia, abbandona il terreno di una visione conciliante e rasserenante della realtà. Occorre, dirà lui, recensendo le opere di Grotz, del pittore, occorre accarezzare contropelo il proprio tempo. Non dobbiamo aver paura a farci male, noi dobbiamo avere il coraggio di fissare l'orrore, il negativo, la devastazione del presente, fuori da ogni pigra rassicurazione, fuori da ogni garanzia di tipo universitario e editoriale. E quindi è parte di un movimento di intellettuali, Krakauer, Benjamin, lo stesso Bloch, una serie di intellettuali che fuoriesce dall'accademia e conosce anche tutta la precarietà del lavoro intellettuale, perché sono tutte persone che vivono molto precariamente. Se andate a leggere le lettere di Benjamin, lui continuamente chiede soldi agli amici, sostanzialmente, perché non ce la fa. Ma quella è l'unico modo per disancorare la cultura dalle appartenenze, dalle appartenenze accademiche e non solo, e aprire la strada a quello sguardo nuovo che avrà il coraggio di rivolgersi verso l'esperienza. Come ci arriva Anders? Ci arriva attraverso le nucleazioni di alcuni nuclei, scusate il bisticcio, chiave, che orientano la sua ricerca. Ad esempio, la nozione di totalitarismo morbido, o anche il ripensamento dell'etica.
Anders farà una cosa che a quel tempo colpì molto. Scrisse I figli di Eichmann. Eichmann era l'aguzzino di Auschwitz, chiedendo loro di prendere posizione rispetto a ciò che il padre aveva fatto. Ovviamente i figli non risponderanno mai, ma per Anders questa è l'ulteriore testimonianza che il nazismo ha disattivato il giudizio critico, cioè la capacità di pensare in proprio, l'ha disattivato al punto che gli uomini potevano compiere i peggiori crimini emancipati da ogni senso della responsabilità. E poi tutta una serie di questioni che sono legate al giudizio che il nostro pronuncia sulla fase del nuovo capitalismo. Cioè, Anders coglie che le caratteristiche del nuovo capitalismo risiedono in una novità profonda, ovvero la capacità del capitale di costruire soggetti a sé consoni. Cioè, come dire, lui usa la metafora della vite, una vite che entra nell'anima, no? Il capitalismo è arrivato a un punto tale, nella sua corsa irrefrenabile, da poter costruire le soggettività. Cioè, in realtà noi saremmo già predisposti per subire il dominio. Un dominio che avviene in maniera così impercettibile che non ce ne accorgiamo neanche che noi stiamo vedendo, pur vedendo. E quindi è un passo avanti rispetto alla scuola di Francoforte, che pure aveva già intravisto queste cose nell'industria culturale, con questo testo che è compreso nella dialettica dell'illuminismo, ma la grossa novità sta nel fatto che, preso atto che il capitalismo è perso in una corsa irrefrenabile, che lo costringe anche a costruire soggettività, secondo Anders questa è la tragedia del Novecento. Certo, è un pensiero cupo, perché gli spazi si chiudono, perché agiscono, cospirano insieme elementi anche diversi, molto diversi tra loro. C'è l'utopia di Orwell, ad esempio, alle spalle. C'è l'idea di un mondo distopico, di un mondo dove il linguaggio viene costantemente seviziato nel suo uso e così via. C'è l'idea che noi siamo dentro un modello di omologazione che, ripeto, è talmente potente che può permettersi di fare a meno, dirà lui, perfino della violenza. Dice, meglio il nazismo, è chiaro che lui sta ragionando per paradosso, certo. Meglio il nazismo, dove io riconosco il nemico, certo, piuttosto che il totalitarismo morbido, il totalitarismo soft power. Esatto. Anche qui c'è un precedente importante che si chiama Tocqueville. Tocqueville, nel suo libro sull'America, sostiene esattamente questo. L'America è il paese più impolitico per eccellenza, perché domina un potere pastorale. Cioè noi obbediamo perché c'è il pastore, lo Stato, che ci riconduce continuamente dentro i binari dell'esperienza. Un altro tema è la naturalizzazione dell'esistenza, cioè l'idea, il conflitto è scomparso dall'orizzonte dei nostri tempi e rimane l'idea che ciò che noi vediamo, no? Tutto ciò che esiste, esista naturalmente, non sia invece un prodotto della storia. Questa naturalizzazione esistente diventa un elemento potentissimo perché è un elemento di giustificazione del sistema dominante. No, spieghi meglio. Beh, se io penso che le cose avvengano naturalmente, le sottraggo alla loro origine storica. Quindi il fatto che non abbiano più una storia, quindi è un eterno presente. Esatto, perfetto. Sì, io dicevo prima un po' provocatoriamente Anders, perché ci aiuta poco, ma ci aiuta poco perché la realtà ci ha sopravvenzato. Cioè, è chiaro che la realtà non è più quella di un uomo diciamo che vive tra inizio Novecento e metà Novecento. Le sfide sono cambiate totalmente.